Onorevole Rotondi, a mente fredda, come giudica il risultato del vostro movimento? Buono, inferiore alle aspettative, ma buono. La Democrazia Cristiana è stata combattuta da tutto il centrodestra che ha fatto la campagna elettorale contro di noi piuttosto che contro gli avversari. Nonostante tutto siamo rimasti in piedi e abbiamo eletto proprio la persona che loro non volevano, quindi è andata bene nei limiti delle possibilità. Ora bisognerà cercare di ricucire questo rapporto proprio con il centrodestra, anche perché la candidata che è stata eletta era stata proprio messa all'indice proprio dai vostri compagni di avventura. Marsilio deve tenere unita la sua maggioranza, di cui la signora Scoccia fa parte a tutti gli effetti, poi se la sbrigheranno un po' loro. Noi abbiamo eletto un consigliere, certo non rivendicheremo presenze di governo, è corretto che il governo lo faccia Marsilio come ritiene e avrà il consenso in consiglio della signora Scoccia come doveroso da parte di un consigliere eletto nella maggioranza. Non ho ascoltato e non ho voluto raccogliere nessun tipo di provocazione in campagna elettorale, quindi figuriamoci se vogliamo farlo adesso. Oggi siamo stati eletti, comunque abbiamo una rappresentanza in regione e questo è importante, anche perché 5.257 preferenze e 10.300 sulla provincia dell'Aquila, insomma, credo che non è uno scherzo, è un risultato assolutamente importante, quindi oggi iniziamo a gettare giù le basi per un nuovo lavoro. Ha parlato con il neopresidente Marsilio? Non ancora, non abbiamo avuto modo. Ieri sono stata assalita da tutta la popolazione della Valle Peligna, quindi sicuramente avremo modo di sentirci nei prossimi giorni.